Cari amici di Televisione Radio 2 che ci seguite dall'Italia e dal mondo, oggi sono sempre qui al Teatro Carlo Felice in attesa di vedere la recita di Tosca. Tosca ha un grandissimo successo nella première, come già anticipato nelle interviste precedenti, 9 minuti d'applausi, sold out. E qui vicino a me ho una persona veramente che è per la prima volta su Televisionario 2 ed è un eccellente direttore artistico, Pierangelo Buongiorno a tutti e grazie. Conte. Allora, direttore, Il tanti. 6 c'entrava, perché Il 6 c'entrava, mi sono dica. 6 Sono recite 6. e di Tosca, che abbiamo diviso in 2 fine settimana, con 4 recite del primo cast e 2 del secondo cast. Lo dico perché è un numero significativo di recite che ci permetterà di portare a teatro diverse migliaia di spettatori. Questo è molto molto importante. Un commento sul successo della Premiere. L'ho già chiesto ad altri, ma voglio avere i vostri punti di vista. Siamo molto felici perché la première, sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista musicale, ma anche sotto il punto di vista tecnico, della gestione dello spettacolo, tutto ha funzionato a meraviglia e siamo molto felici perché il pubblico ha partecipato con grande attenzione, ha ragionato, si è confrontato con un allestimento particolarmente intenso e particolarmente anche ricco di spunti. La musica di Puccini, sappiamo, è una musica che ti tira dentro. Tu vieni Assolutamente. totalmente assorbito e la questione dei ritenuti, la questione degli allargandi, degli accelerandi, ma anche questo passare da situazioni di dinamiche pianissime a fortissime esplosivi, è una musica coinvolgente. Ma anche sotto il profilo dello spettacolo, devo dire, questo girevole che ruota continuamente, come un po' ruota continuamente la musica e la vicenda di Tosca, tutto era perfettamente fuso insieme. Noi siamo molto felici dell'applauso, dei prolungati applausi del pubblico durante la recita e a fine della recita. È anche un grande successo di critica, veramente i giornali hanno riportato, diciamo, il meglio che si può riportare. Parlava per l'appunto prima della musica di Puccini. La musica di Puccini normalmente si dice che arriva proprio al cuore delle donne, ma io credo anche a quello degli uomini. A tutti, io penso a tutti. Tante volte racconto un episodio che mi è capitato. Io ho studiato composizione e musica elettronica. Sono sempre stato affascinato dalla tecnica dei compositori, dallo stile, da come loro hanno saputo tradurre sulla carta quello che avevano nella testa. E mi ricordo anni fa, stavo ascoltando una bohème. E a un certo punto mi sono reso conto che mi ero commosso e ho pensato, guarda Puccini, strepitoso, no? Con la sua musica, come riesce a muoverti l'animo, come riesce a commuoverti. E questa è una capacità che secondo me dipende proprio da una tecnica di scrittura, cioè c'è una tecnica precisissima, c'è un'abilità compositiva che è strepitosa. L'uso della voce, ma l'uso degli strumenti, pensiamo per esempio al clarinetto, ma non solamente al clarinetto, l'importanza che ha in questo titolo. Tantissime scelte, come anche il finale del secondo atto, rendono questa partitura quasi vicina a certe partiture sinfoniche dell'Ottocento tedesco. E del resto, cioè, lo dicevano ovviamente tutti, saggisti e studiosi, la partitura di Tosca, ma come altre partiture di Puccini, stanno sul tavolo insieme a altre grandissime partiture di illustri contemporanei del maestro Lucchese. Assolutamente. Senta, direttore, lei ama appunto grande conoscenza della musica a 360 gradi, ama le opere di appunto tradizionali, ma anche quelle di autori del passato sconosciute, così anche come quelle contemporanee.
parliamo un attimino di questo aspetto. Con grandissimo piacere. Quello che stiamo cercando di fare col sovrintendente è di offrire una strategia artistica che comprenda un ampliamento dei repertori. Quindi quello che cerchiamo di fare nei nostri cartelloni, che al momento sono tre, la stagione lirica, la stagione sinfonica e la stagione di Liguria Musica, che prevede concerti in tutta la Liguria. E in questi cartelloni cerchiamo di ampliare il repertorio, di andare dal barocco al contemporaneo. Per questo motivo, per esempio, nell'ambito di questa stagione abbiamo deciso di aprire con Beatrice Benedicti di Berlioz, un'opera bellissima che tra l'altro parla dell'Italia, quanto ambientata in Italia, Shakespeare, e però mai rappresentata in Italia fino all'anno scorso in forma scenica. Quindi abbiamo proposto la prima rappresentazione in forma scenica di Beatrice Benedicti Berlioz. Così come abbiamo un rapporto con Francesco Filidei, compositore in residenza, con il quale abbiamo stretto due commissioni internazionali, due brani sinfonici che sono previsti nella stagione sinfonica 2023-24, il primo in co-commissione con l'Ensemble Moderne, il secondo in co-commissione con Radio France, quindi due prestigiosissime istituzioni culturali europee che si dedicano in particolar modo al contemporaneo. Ritornando all'opera lirica, con quale criterio sceglie gli artisti da portare in scena? Questa è una bellissima domanda, perché ci sono... C'è molta curiosità. Ci sono molti criteri. Ovviamente nel caso specifico di Tosca noi abbiamo fatto due cast, abbiamo deciso di fare due cast per i ruoli principali. E spesso anche audizioni, facciamo spesso audizioni regolarmente ogni mese, per cui qualche artista capita che ovviamente venga scelto tramite audizioni. Il tema è ovviamente il gusto e la sostenibilità delle partiture, perché non è da tutti reggere le parti di Tosca, di Cavaradossi, di Scarpia. C'è bisogno di vocalità solide, solidissime, e in questo caso appunto abbiamo proceduto in questa direzione. Io la ringrazio tantissimo per l'intervista, per essere stato presente.